2 luglio 1947. Nella cittadina di Roswell, nel New Mexico, viene avvistato un oggetto luminoso discoidale, la cui traiettoria sembra avvalorare l'ipotesi di un suo impatto col terreno. L'FBI smentisce l'ipotesi della caduta di un oggetto alieno, alimentando in questo modo, sui giornali, le teorie della congiura del silenzio. Nel 1991 inizia a circolare un video dell'autopsia dei presunti occupanti del disco volante. L'USA Air Force ha recentemente dichiarato chiuso il caso Roswell, affermando che in realtà l'oggetto precipitato non era altro che un pallone da alta quota e gli alieni rinvenuti semplici manichini. Si trattò di un semplice esperimento.